Fondazione Giovanni Paolo II e Croce Azzurra in campo per la prevenzione cardiovascolare, screening gratuiti a Campobasso. In occasione della giornata del cuore sono stati effettuati degli screening cardiologici organizzati dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso e dalla Croce Azzurra Molisana. Michela Barilari. In Molise l'incidenza del rischio di infarti è superiore alla media nazionale a causa dello stile di vita e dell'età della popolazione. Non sempre si tratta di eventi fatali, ma in ogni caso la prevenzione cardiovascolare può essere determinante per salvare delle vite. È molto importante anche fare un semplice elettrocardiogramma per poter scoprire delle patologie magari misconosciute e possibile trattarle in tempo. La Fondazione Giovanni Paolo II e la Croce Azzurra Molisana hanno effettuato nella sede dell'associazione degli screening cardiologici gratuiti con elettrocardiogramma, esame glicemico e consulto cardiologico, iniziativa che ha visto una notevole affluenza. Abbiamo dovuto bloccarci per un numero eccessivo, però cerchiamo di accontentare un po' tutti per poter organizzare questa cosa. Speriamo che uno con questi controlli può stare più tranquillo. Queste vanno fatte più spesso. E dovrebbero farle pure nei paesi limitrofi, non solo al centro qua. Io lo trovo giusto, anche per le persone che per esempio, specialmente anziane, che non possono andare a fare la fila. Importante fare uno screening, dare l'opportunità anche di farlo gratuitamente. La giornata del cuore, così è stata chiamata, ha visto anche la consegna di un defibrillatore semiautomatico donato alla Croce Azzurra da una fondazione bancaria. Un'apparecchiatura che verrà utilizzata sia a fini medici che per l'attività di formazione al primo soccorso dei volontari dell'associazione.